Ciao ragazzi, apprendo adesso di Verstappen investigato perché durante la virtual avrebbe accorciato la distanza. Durante la virtual si deve mantenere lo stesso distacco, diciamo. Ora, guardate ragazzi, fa i regolamenti più astrusi. Dell'ultimo della Formula 1 moderna c'è sta Virtual Safety Car che è una cagata in vera e conda, come se già non avessimo abbastanza safety car. Verstappen, tutto mio fuorché simpatico, però mamma mia, che cazzo sta combinando il Bari, ragazzi. Buttato nel cesso una partita vinta. Guardate. Stavo dicendo, io penso che il regolamento della Formula 1 vada completamente ripensato. Vada completamente ripensato. Allora io già sono in regime di safety car, devo scaldare le gomme. Devo pensare a cosa posso fare nell'ultima parte di gara e in più devo pensare a mantenere, non lo so, avranno un limitatore, non lo so, e devo pensare a mantenere ste robe. Poi, e se quello là mi frena di colpo? Ma non lo so, non ho visto bene, sono sincero, cosa è successo. Però ragazzi, io ne ho abbastanza di questo regolamento che mi ha rotto i coglioni. Questo regolamento mi ha rotto i coglioni, davvero. Già detesto il DRS, più mettiamoci questa virtual safety car, poi quando la mettono, subito dopo che Norris ha passato Piastri, cioè che Piastri ha fatto passare Norris, e dai, a questo punto non mettercela proprio, non mettercela proprio, così è normale che fossi Max Verstappen sarei incazzato come una iena. E non tanto per la possibilità di essere penalizzato, quanto proprio perché questa virgola è stata messa subito dopo che Piastri ha fatto passare Norris. E no, ste robe no, dai. Ste robe no, dai. Davvero no. Riuscite a rovinare gare belle come quelle che stiamo vedendo ultimamente, con questi regolamenti di merda. Io spero veramente che arrivi a breve in FIA, una direzione più competente di gente che in pista c'è stata, possibilmente in gara c'è stata. Auspico questo. Davvero, che so, un Alain Prost, un Nelson Piquet, presidente FIA, sarebbe il massimo. Perché no? Perché no? Gente che conosce la pista, che conosce le gare, non se ne può più di sti politicanti del cazzo, veramente, non se ne può più. Queste regole astruse fatte nel nome di cosa? Nel nome di cosa? Voglio veramente. Non ne posso più, io non ne posso più, io sono stufo di commentare le gare a caldo e poi. E poi c'è sempre l'appendice, praticamente una gara sì e l'altra pure, c'è sempre l'appendice di un penalizzato, di uno che ha violato, che cazzo ha violato, non lo so, io ragazzi, intanto fischi a San Nicola, ragazzi, il Bari ha buttato nel cesso una partita, beccando, era avanti 2-1, 2-0, ha preso il gol da 2-1 e poi a 3 minuti dalla fine mi fai la solita stronzata da costruzione dal basso. Ecco, Virtua Safety Car, ecco, la costruzione dal basso è il DRS del calcio. Così come il DRS è la costruzione dal basso della Formula 1. Mi stanno sui coglioni. Stop. Iscrivetevi al canale.